vuoi bene alla tua tuta, perché ti deve proteggere in quelle, si spera, poche volte all'anno che si cade. Quindi per prima cosa, durante gli anni ho imparato che la cosa più sicura è non cadere, intanto. Valentino lo conosco da 20 anni, da quando aveva 14 anni. Silvano prima di tutto è un amico, anche perché mi prepara le tute, gli stivali, i guanti dal 93, forse 94, quindi sono passati 20 anni. E quindi con lui abbiamo cercato di migliorare sempre di più e di fare le misure giuste, di fare la modifica dove ci va. Ogni pilota ha delle particolarità, delle esigenze diverse. C'è il pilota che vuole la tuta comoda, il pilota che vuole la tuta attillata, molto attillata. Dall'inizio adesso la pelle è diventata sempre più comoda, sottile, ma allo stesso tempo protettiva. Per esempio, a me mi fa male il culo, si può dire, quindi con Silvano gli ho fatto mettere una tripla protezione al culo, perché sennò mi dà fastidio, però piano piano negli anni siamo riusciti a fare una protezione che assorbe, ma però riesco a sentire la moto, ecco. Questo anche sui guanti, sugli stivali, e quindi penso che ogni pilota poi lì sceglie una via più sua. Avere la Dainese ai tempi era un sogno, no? Nel senso che ce l'avevano solo i piloti più bravi, i piloti più famosi, no? Quindi la prima Dainese che ho avuto è stato come un grande regalo, no? All'inizio, quando mettevi una tuta nuova, ti ci voleva 2-3 ore per sentirtela bene, quindi succedeva che vedevi tanti piloti che giravano nel paddock con la tuta già addosso, perché no, la dovevi tenere un po' su, anche i guanti il primo turno davano fastidio, così invece adesso è incredibile. Sappiamo che Valentino Rossi è molto scaramantico, allora delle scaramanzie che uso quando faccio la sua tuta non la faccio mai toccare terra. In questi anni ne ho visti tanti di cambiamenti sugli elastici, prima non c'era il biassiale. Un altro passo avanti è stato l'elastico biassiale, quindi anche adesso camminiamo un po' tutti, e soprattutto io un po' gobbi, però con questo elastico siamo riusciti a avere una tuta che comunque fosse giusta quando cammini, ma che in posizione moto, che poi alla fine è la cosa più importante, stesse molto aderente e appena le metti sembra già la tua, ecco. Anche le protezioni sono cambiate tantissimo, più leggere, più protettive, più comode. Il materiale che usiamo in gara ha avuto un'evoluzione a livello del resto, se non di più. E sono migliorate le moto, le gomme, i freni e sono migliorate le tute, gli stivali, i guanti, i caschi. Valentino è molto sensibile alla sicurezza. Dopo il paraschiena, diciamo sempre su quella falsa riga lì, è arrivata la gobba. È nata per proteggere le vertebre cervicali tra il casco e la fine del paraschiena. E tutta l'elettronica, tutti i sensori dell'airbag sono stati integrati dentro la gobba. Quindi adesso la gobba e protezione, e tutti i sensori dell'airbag e anche l'acqua quando corriamo col caldo, ecco, quindi è diventata una cosa multifunzionale. Non senti più l'airbag quando vai. All'inizio ti dico, anche io non ero tanto sicuro, cioè dicevo fallo provare a uno della 125 intanto, perché non volevo che mi scoppiasse mentre ero magari prima di salire in moto, no? E però è stata una scommessa vinta
dove la Dainese ci ha investito tanti soldi, tanto tempo, e adesso è una cosa incredibile. Sinceramente è arrivato a un livello che io non pensavo. Questa è la via giusta per cercare di proteggere al massimo i piloti.